Prima di tutto, vabbè, ringrazio la consigliera Grancio di questa mozione perché è un tema a noi caro, però bisogna stare attenti, la ringrazio anche perché così abbiamo fatto anche noi consiglieri un approfondimento, bisogna stare attenti con questa normativa del super bonus 110% cosiddetto. Perché è una normativa, diciamo, speciale che si incardina in quella generale dell'eco bonus e comunque degli altri bonus che già esistenti, che sono al 65%, 85% di detrazioni. Allora, perché dico questo? Perché essendo, diciamo così, una normativa speciale, la chiamo così perché è prevista solo per particolari interventi specifici su immobili, soprattutto la normativa mette al primo punto quelli privati, quindi condomini, quindi villette uno plurifamiliari, addirittura le estende anche a immobili per attività produttive. Dopodiché è vero che l'articolo 109 estende quindi questo allargamento del bonus al 110% delle detrazioni ad una particolare categoria di immobili che appunto la stessa normativa, l'articolo 119, prevede al comma 9. Ora lo vado a prendere perché è importante capire questo passaggio. Eccolo qua, la lettera C è a quegli immobili degli istituti autonomi, case popolari, gli ACP, comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di housing providing per interventi realizzati su immobili loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni adibiti ad edilizia residenziale pubblica. Quindi, mentre gli altri ecobonus, quelli al 65-80%, non hanno questi paletti, questo allargamento al 110% di detrazioni lo restringe da un punto di vista soggettivo, ovvero dei soggetti che possono applicarlo a questa definizione. Ora, insieme al presidente Ardu e agli assessori Linda Meleo e Vivarelli Valentina, abbiamo appunto contattato gli uffici ed effettivamente l'ufficio, il Dipartimento Patrimonio sta facendo degli approfondimenti proprio per vedere se questa normativa, che diciamo così si può dire speciale, io la potrei così chiamare, si applica agli immobili ERP di Roma Capitale che sappiamo sono gestiti direttamente appunto da Roma Capitale e non c'è un ente anche istituito in forma di società come potrebbe essere una società azienda pubblica, società pubblica, come poteva essere magari un gestore terzo al Comune di Roma, appunto, che aveva in gestione gli immobili ERP. Quindi c'è nato un approfondimento in questa linea, siccome comunque ci piace l'argomento, è di attualità ed è importantissimo e anche gli uffici stanno lavorando, proprio per questo io ho presentato un emendamento che quindi non so poi il Presidente De Vito, se vi è arrivato, l'ho presentato via email, insomma, importante. È per questo che noi possiamo accogliere questa mozione della consigliera Grancio, apportando appunto l'emendamento che, se volete, lo anticipo. Io chiedo che sia inserita la verifica da parte degli uffici sull'applicabilità di questa normativa, così diamo anche noi un impulso politico, un impulso concreto e a seguire, lasciamo la frase della consigliera Grancio, quindi all'esito positivo di questa verifica di applicare la normativa e quindi procedere con urgenza a fare tutto ciò che è previsto per potersi prendere
questi bonus, che ricordo sono detrazioni particolari sull'IRPEF e l'IRPEF e l'IREF, che sono appunto detrazioni particolari, ed è per questo che credo debba entrarci anche la ragioneria. Quindi per questo noi diciamo la verifica da parte degli uffici competenti è molto particolare, perché ripeto, il super bonus del 110% è nato prima di tutto, in primis, per le abitazioni private. Io mi fermo qui. Grazie.